Eccoci sulle fonti TV con le fonti Instant Focus, l'evento. E quando abbiamo Instant Focus, l'evento, sapete che naturalmente mettiamo ancora di più al centro dell'attenzione le notizie principali che ci stanno interessando. E allora questa è sicuramente la crisi di governo, ormai una crisi acclarata con lo scioglimento delle Camere e le nuove elezioni per il prossimo 25, settembre. Siamo, in diretta sia sul nostro sito lefonti.tv, quindi il nostro canale principale, sia su tutte le nostre piattaforme social, quindi Facebook, LinkedIn e il nostro canale YouTube, a cui vi invito a iscrivervi perché lì avrete sempre a disposizione il nostro materiale, oltre che sul nostro sito naturalmente. E parleremo di quanto sta accadendo con, saluto subito, Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Buongiorno Giancarlo, grazie per essere con noi anche per questo appuntamento. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori, ovviamente un caro saluto anche a Pagliarini. Beh, così almeno l'hai introdotto tu, lo saluto anch'io, Giancarlo Pagliarini, economista, già ministro del bilancio, della programmazione economica, eccetera, eccetera, eccetera. Giancarlo, ben trovato. Emanuela, saluti a tutti, sono contento, con Finanza in Chiaro si impara sempre qualcosa, quindi sono qui anch'io per imparare, oltre che per dire la mia. Ah, quello è sempre, sempre così, ogni giorno dobbiamo imparare tutti quanti, quindi assolutamente questo è un ottimo messaggio. Dovrebbero imparare anche i nostri politici, adesso capiamo in che senso. Sono tante le notizie e diciamo le parentesi che vorrei aprire con voi. Invito, adesso cerchiamo di aprirne più possibile, invito anche i nostri amici che ci seguono a scriverci sul nostro numero di WhatsApp, ma anche sulle live chat dei social. Siamo in diretta appositamente, per questo. Con voi anche sui social. Allora, intanto vi chiedo subito, parto da Giancarlo Marcotti, ma insomma la prima domanda è molto molto veloce. Si riferisce al primo titolo che vediamo in sovrimpressione: Cronaca di una crisi di governo annunciata. Siete d'accordo? Era già stata annunciata questa crisi di governo o è arrivata all'improvviso? Giancarlo Marcotti. Sì, è vero, è una crisi di governo annunciata, anche se naturalmente un governo che godeva dell'appoggio del 90% del Parlamento, insomma, arrivare a fare una crisi di governo ce ne vuole. Quindi noi tutti avevamo detto che probabilmente non si sarebbe arrivati alla conclusione, diciamo, naturale della legislatura. Però appunto il governo godeva di una tale maggioranza per cui era veramente difficile pensare ad una crisi di governo. In effetti c'è stata una crisi di governo senza che il governo sia mai andato sotto, come si suol dire. Cioè, quindi è un po' una crisi di governo anomala, ma rimane annunciata. Direi che il titolo è azzeccato. Giancarlo Pagliarini, cosa ne pensi? Te l'aspettavi o no? Secondo te è arrivata all'improvviso questa crisi? Ma se devo essere proprio sincero, più che annunciata, io la chiamerei incredibile. È un incubo, non è una cosa logica, ecco, è fuori dal mondo. A questo punto, in tutto il mondo, gli italiani erano famosi, così, mandolino, pizza, mafia, eccetera. Adesso gli italiani sono famosi perché sono quelli che ci sparano le spalle, buttano via la rivoltella e dicono: no, è lui che si è suicidato. Cioè, ci rendiamo conto che è successa una roba fuori dal mondo, fuori dalla logica, tutto per votare cos'è, 3-4 mesi prima, si faceva niente e si votava 3-4 mesi dopo. Io veramente non ho parole. Per me Guarda, sono matti da sì. legare. Ecco, quello che hai detto tu è una, effettivamente, così partiamo da qui, una cosa a cui ho pensato io, cioè proprio ho cercato di mettermi nei panni di un politico, no? Perché poi ovviamente le considerazioni vengono fatte in base anche al ruolo che si riveste nella società, quindi ho provato a immaginarmi e mi sono detta, ma scusate, tra qualche mese saremmo andati a votare perché sarebbe finita naturalmente la legislatura. I politici avrebbero potuto portare avanti anche una campagna elettorale più degna, dai, diciamoci la verità, perché qui andiamo a votare il 25 settembre, siamo alla fine di luglio, abbiamo il mese di agosto fondamentalmente per convincere gli elettori che sono pure in vacanza, quindi magari
non hanno voglia di andare ad ascoltare quello che dicono i politici, anche partendo dall'insoddisfazione che si nutre nei confronti della classe politica. Poi c'è settembre che parte e come se senza neanche accorgercene arriveremo al 25 settembre. Invece tra 6 mesi sicuramente i politici stessi avrebbero potuto arrivare un po' più con le spalle, come dire, salde, no? Di fronte a questo impegno che comunque è importantissimo. Giancarlo Marcotti, quindi io mi allineo a quello che stava dicendo Giancarlo Pagliarini, non sei d'accordo anche tu, se dobbiamo ragionare in termini politici, perché fare tutto questo, cioè quando tanto tra poco saremmo andati a votare lo stesso? No, guarda Manuela, questo ragionamento giustamente lo fai tu da giornalista. Giancarlo Pagliarini invece, essendo stato anche lui sui banchi di quell'aula, sa perfettamente che le logiche della politica non sono logiche e basta, sono logiche della politica, quindi delle logiche un po' strane, un po' particolari. Gli ultimi mesi di una qualsiasi legislatura sono sempre mesi turbolenti, perché uno pensa già alle prossime elezioni. Quindi avvengono delle cose stranissime, come quella che è avvenuta adesso, ma stranissime per appunto la logica, mentre la politica oramai ci ha abituato a queste cose. Purtroppo è così, nel senso che, ripeto, un normale cittadino fa fatica a capire motivo. Sono d'accordo Giancarlo, però appunto proprio per questo ho detto, provo a ragionare, faccio finta, io non sono mai stata una politica, quindi probabilmente non riesco fino in fondo, però io mi baso sul discorso della campagna elettorale. La campagna elettorale serve a un politico, o almeno così dovrebbe essere, se poi purtroppo così sentiamo anche Pagliarini, che effettivamente è stato un politico, e che politico voglio dire, quindi ci può sicuramente riportare la sua esperienza, però dico, perché se ci abituiamo anche a rapportarci alle cose in modo sbagliato non ce la caviamo più, no? Allora io dico, la campagna elettorale è l'arma migliore, arma, perdonatemi questo termine un po' infelice, ma in questo senso usato in modo positivo, che un politico ha a disposizione per convincere sempre in modo positivo l'elettore che ciò che sta proponendo è la cosa migliore per il paese. Questo è il punto, no? E a questo dovrebbe servire la campagna elettorale, ma in un mese come si fa a far partire un percorso virtuoso se non si ha il tempo di farlo? E quindi mi dico, per quello dico, provo a ragionare da politico, perché mai rendere i tempi a mia disposizione così veramente un flash questa campagna elettorale? Io dovrei invece aver voglia di avere tempo di parlare con i miei elettori. Questo dovrebbe essere l'obiettivo della politica. Pagliarini, cosa rispondi? Chiedo scusa. Sono ingenua, sono ingenua Giancarlo Pagliarini, no, non lo so. Per niente, perché adesso se proviamo a guardare i tre, chiamiamoli così, imputati, no? 5 Stelle, Lega e Berlusconi. I 5 Stelle facendo uno sforzo sia da politico che da cittadino, posso forse cercare di capirvi, perché loro hanno detto: noi vogliamo queste 9 cose, non ce le avete date, va bene, facciamo saltare tutto. E poi dicono ai candidati elettori: noi volevamo queste 9 cose, non ce le hanno lasciate fare, votate per noi perché noi vogliamo fare queste 9 cose. Quindi forse lì, forse spingendo ci si può arrivare, fermo restando che proprio dimostrerebbero che gli interessano i voti del partito e non la situazione del sistema paese. Ma Salvini e Berlusconi non riesco a capirli, perché Salvini, sono anni che dice sempre elezioni, vabbè, cosa cambia farli 5-6 mesi dopo? Berlusconi poi assurdo, veramente assurdo. Sul Corriere di oggi c'è una sua intervista di una pagina dove dice: noi non abbiamo fatto niente, è stato Draghi che aveva le scatole piene e ha voluto andare via. Era stanco, ha detto, probabilmente Mario Draghi era stanco, sì. Ha detto Berlusconi, sì. Draghi era anche commosso alla Camera, cioè voglio dire, non sta in piedi. Infatti voglio dire, Forza Italia, che mi è sempre stata abbastanza, essenzialmente Berlusconi è uno simpatico, ecco, ma adesso vedi che stanno andando via in tanti da Forza Italia, la Germini, Brunetta e quell'altra, adesso anche la Moratti mi hanno detto è incavolata
era, cioè non si è capito perché Forza Italia ha fatto io spingendo non la capisco, né da politico, né da cittadino, né da scrittore di romanzi di fantascienza, cioè non esiste in natura. Non è bello parlare male delle persone più anziane di te, io ho compiuto 80 anni, Berlusconi ne ha qualcosa, non è bello, ecco, ma proprio non riesco, anche spingendo come un matto non riesco a capire perché ha fatto questa sciocchezza, perché è proprio una sciocchezza, non sta né in cielo né in terra, secondo me. No, infatti anche effettivamente anche tu, Giancarlo Marcotti, l'hai definita proprio una crisi strana, proprio per le motivazioni che abbiamo detto. Quindi qui Pagliarini ci sta dicendo che usciamo addirittura da quelle che sono le logiche della politica di cui parlavi prima tu e che sono le logiche a cui stavo cercando pure io di rapportarmi, no? Cioè qui c'è proprio saranno stati questi 3 anni di Covid, pandemia, e chi più ne ha più ne metta a modificare ulteriormente, però capiamo bene che l'elettore davvero non so come arriverà all'appuntamento del 25 settembre, perdonatemi, perché se veramente vogliamo fare qualcosa, non noi purtroppo non possiamo, probabilmente non saremmo neanche in grado di farlo, ma se vogliamo fare qualcosa per abbattere la percentuale di astensionismo che abbiamo visto nelle ultime elezioni amministrative eccetera, credo che questo non sia il modo giusto, Giancarlo Marcotti. Ma guarda, io non solo voglio fare il difensore di Berlusconi, ma veramente a me ha stupito in positivo, cioè finalmente ha fatto qualche cosa alla Berlusconi, insomma ha stupito un po' il pubblico, finalmente, ultimamente Forza Italia era veramente un partito amorfo destinato a scomparire. Certo, è un partito un po' particolare, Forza Italia lo è sempre stato e lo è tuttora, ma comunque era amorfo, appiattito sulle posizioni praticamente del PD, cioè non riuscivi più a capire in che cosa si distingueva Forza Italia dal PD, cioè veramente era una cosa inguardabile Forza Italia. Finalmente Berlusconi ha dato un segnale, io penso che sia stata una cosa estremamente positiva per Forza Italia, togliersi quelle cariatidi di Brunetta. Vabbè. Di quella gente lì che Giancarlo frenava la vera grande rivoluzione liberale che ha sempre voluto e che ha sempre richiesto. Sì, anche se perdonami, adesso al di là delle decisioni di Brunetta, Gelmini eccetera, che però sono significative, però intendo dire, però è anche vero che scopriamo ancora una volta che in Forza Italia è evidente non ci sono dei traghettatori degni del nome, cioè perché comunque se seguo il tuo ragionamento, Berlusconi ha riportato vigore, no, in un partito, e beh, ho capito, però insomma un partito è fatto di più persone, mi viene da dire che poco importa, ecco, non so se avete capito dove voglio arrivare. E peraltro io aggiungo anche che secondo me ultimamente abbiamo perso di vista anche le differenze tra i vari partiti, non solo Forza Italia, non solo il PD, ma tutti hanno un po' mischiato le carte, non si capisce cosa vuole un partito, cosa vuole un altro, se non quelli più, come dire, mi viene in mente Fratelli d'Italia, l'unico partito dall'opposizione, chiaramente magari si mette in vista un po' di più. Però insomma, Pagliarini, dico bene, Forza Italia, cioè, a questo punto che partito è? Cioè, è ancora peggio, io posso essere d'accordo con Giancarlo Marcotti, ma allora mi manca la sostanza. No, ma proprio andando sulla sostanza, no? C'era da votare quel documento di Casini. Potevi votare sì, se eri d'accordo, spiegavi perché eri d'accordo e lo votavi, oppure potevi votare no, essere contrario e spiegare perché eri contrario, no? Cioè il documento diceva il Senato ha ascoltato la relazione di Draghi ed è d'accordo. Se Berlusconi non era d'accordo, poteva dire io voto contro perché non sono d'accordo per i seguenti motivi, 2 punti, 1, 2, 3, 4. Invece non ha votato, ma questo è peggio del ladro che si nasconde di notte. Cioè, se sei d'accordo, voti a favore, se non sei d'accordo, spieghi perché e voti contro, ma il non votare. Che senso ha? Ripeto quello che ho detto all'inizio, l'italiano tipico nel mondo è quello che ti spara alle spalle con una rivoltella, tutto fa via la rivoltella e dice, ah, si è suicidato, io non so niente. Berlusconi, a cui voglio bene,
ha fatto una roba del genere, e per me non riesco a capirlo, ecco, anche volendoli bene non la capisco. Quello lì, gli ho sparato alle spalle, ho buttato via la rivoltella e ho detto, si è suicidato, ce la vedo così. Sì, no, ma più che altro perché a questo punto poi si è ancora più spiazzati di fronte a delle decisioni da parte dei partiti politici. C'è qualche messaggio, ve ne leggo qualcuno per farvi capire, secondo me, ancora di più la confusione che c'è. Allora, un amico scrive: forse adesso c'è la possibilità di far sparire, virgolettato, alle elezioni, ovviamente, 5 Stelle. Beh, sarà un banco di prova effettivo, anche se poi Giuseppe Conte ha detto che lui sarà il leader del Movimento 5 Stelle il 25 settembre durante le elezioni. Poi parliamo anche della figura di Conte, come è cambiata, anche se vogliamo, no? Da quando era Presidente del Consiglio a quando è diventato leader del Movimento 5 Stelle. Un altro amico scrive: solo per la cronaca, Berlusconi ha 86 anni e che di rivoluzione liberale lo ha distinto solo per il proprio portafoglio. Se l'Italia si trova dove si trova è anche grazie a lui. Ci siamo ancora, altri messaggi leggo insieme a voi in diretta. Siamo ancora italiana alla ricerca di chi ha fatto male in passato, testimonia ulteriormente che questo paese non punta sulla meritocrazia. E poi, in merito alla tua terza domanda, adesso non ricordo qual è la terza, ma io non mi stupirei di una patrimoniale. Vabbè, insomma, poi leggiamo magari anche le domande e le considerazioni più prettamente economiche, perché poi parliamo di cosa potrebbe succedere a livello economico. Allora, come vedete, possiamo parlare dei diversi partiti, stavamo parlando di Forza Italia, Movimento 5 Stelle, come vedete la figura di Conte, Marcotti? Lui dice: sarò il leader del Movimento 5 Stelle, è destinato a sparire, come scrive l'amico, alle prossime elezioni? Non Conte, è il Movimento 5 Stelle. Il problema è che oggi il Movimento 5 Stelle non si sa più cosa sia, cioè ha avuto talmente tante scissioni che il Movimento 5 Stelle, io ho detto che quello che c'è attualmente è il residuo del Movimento 5 Stelle. Hanno cominciato alcuni senatori singolarmente ad andarsene via oppure ad essere espulsi a seconda, eccetera. Poi c'è stata la grande scissione con l'avvento del governo Draghi, cioè se n'è andata una parte consistente del Movimento 5 Stelle, formando quell'assembramento politico denominato l'Alternativa C'è, e quella è stata la prima grossa scissione. La seconda grossa scissione, ovviamente, quella di Di Maio, che si è portato via una sessantina di parlamentari. A proposito, Di Maio che cos'è? Cioè, cosa fa? Quello è un grande punto interrogativo. Quindi quello che è rimasto all'interno, cioè il residuo, chiamiamolo così, insomma, dei 5 Stelle, che è rimasto, si è a sua volta abbastanza diviso sul fatto di confermare o meno la fiducia a Draghi, e quindi è un po' da capire. In panchina, io dico in panchina, usando un termine un po' calcistico, troviamo ancora Alessandro Di Battista, che chiaramente, se non entra in campo adesso, non entrerà mai più in campo, quindi deve per forza entrare in campo. Con Conte non si sa come va a finire, quindi effettivamente è difficile fare un'analisi del Movimento 5 Stelle, perché non si riesce più a capire quale sia il Movimento 5 Stelle. Però diciamo, i duri e i puri, tanto per usare una terminologia che identifica, insomma, dovrebbero far capo appunto ad Alessandro Di Battista e diventare un partito residuale intorno al 3, 4, 5. Torniamo però al discorso che c'è poco tempo per fare tutto ciò, perché il 25 settembre si vota, è un po' quello che dicevo prima, cioè a mio parere tutti i partiti avrebbero avuto bisogno di un momento un attimo interlocutorio, che comunque sarebbe stato breve, perché sarebbe andato a votare tra 6 mesi, cioè voglio dire, di cosa stiamo parlando, è una manciata di tempo. Se il Movimento 5 Stelle vuole presentarsi alle prossime elezioni, non solo adesso stiamo parlando di loro, quindi parlo di loro, ma in modo più costruito, beh, non ha neanche tanto tempo per farlo, a meno che non ci sia già
un progetto, ma insomma non sembra, dico non sembra perché magari ci stupiranno e ci presenteranno il loro progetto. Pagliarini, una battuta anche da parte tua su questo, poi cerchiamo di capire che cosa rimane in pending in questo momento importante per il paese anche a livello economico e cosa rischiamo di non riuscire a fare, perché ricordiamolo che a livello formale il governo resta in carica e quindi tutti i provvedimenti continuano, non è che si stoppa tutto, però è altrettanto chiaro che insomma, se già prima non si riuscivano a mettere d'accordo, figuriamoci adesso su i provvedimenti più cruciali. Pagliarini. Sì, beh, rimango sul tema dei 5 Stelle. Sì. Secondo me in Lombardia, Veneto, eccetera, non supereranno il 2%, che è già fin troppo, ecco. Poi magari prenderanno molto luce in campagna, cioè, là dove il reddito di cittadinanza è stato incassato a volte rispettando la legge, a volte no, e lì lo votano sperando che continuino a... cioè, capisci, io secondo me qui in Lombardia, Veneto e Liguria non ci sarà più praticamente, come dice giustamente Giancarlo dall'altra parte, 2-4%, ma del tanto, ecco, e magari con concentrazione di voto in certe regioni o in certe parti di certe regioni dove hanno speso di più per comprare i voti. Ok, allora andiamo sull'altro titolo, che è quello appunto che stavamo anticipando, crisi di governo e scenari economici, cosa succederà, perché ci sono tante questioni in pending a partire dal PNRR, cioè bisogna portare a termine dei provvedimenti per avere l'ulteriore tranche di aiuti che arrivano dall'Europa e poi non so, mi vengono in mente il decreto bollette con tutte le agevolazioni che il governo Draghi ha messo in campo per aiutare le persone sul fronte luce e gas per i rincari degli ultimi mesi e ancora i rincari sulla benzina, su tutti i provvedimenti che vanno prorogati, altrimenti ovviamente torneremo a pagare come prima. Il bonus da 200 euro che era una tantum, ma il governo stava lavorando per aiutare le famiglie più bisognose, quindi darlo altre mensilità, ma se non si farà qualcosa si stopperà, insomma tante tante cose, oltre al fatto che ci sarà la legge di bilancio. Ricordiamo che entro il 25 settembre va presentata la NADEF, quindi i programmi, poi la legge di bilancio che va presentata naturalmente entro la fine dell'anno. Allora Giancarlo, cosa stiamo rischiando? Marcotti, parto da te, cosa stiamo rischiando di più? E poi leggo anche qualche messaggio più prettamente a sfondo economico che ci stanno scrivendo i nostri amici. In questo momento cosa rischiamo di vedere evaporare? Ma allora io spero che non arrivino, cioè i soldi i soldi del PNRR, perché quelli sono debiti che pagheremo molto cari. Poi che sia una fregatura il PNRR è evidente dal fatto che lo richiediamo solo noi, cioè gli altri paesi europei non li vogliono i soldi, a meno che non siano davvero a fondo perduto, ma i prestiti non li vogliono, quindi questo stabilisce che cosa sia il PNRR. Quindi se noi perdessimo il PNRR sarebbe una cosa favorevole per il nostro paese. Sul resto, di carattere economico, ma io direi più sociale che economico, la cosa che effettivamente ha un'urgenza per me massima è la questione delle pensioni. Sì, cioè, giusto. Se arriviamo alla fine dell'anno senza aver fatto una riforma delle pensioni, dovrebbe tornare in vigore la legge precedente della Fornero, che è una legge assolutamente inaccettabile. Quindi spero proprio, non sarà questo governo, ma insomma il prossimo governo, che la prima operazione che faccia sia quella di fare una riforma delle pensioni. A mio avviso, ecco, io ho spesso criticato Tridico, presidente dell'INPS, ma colgo l'occasione, perché mi fa piacere, perché altrimenti sarei sempre il criticone, insomma, mi fa piacere invece dire che secondo me
la proposta che ha fatto Tridico sulle pensioni mi sembra la proposta più sensata. E quindi ecco, per me quello sarebbe una grande priorità. Ok, guardate, adesso vado ovviamente da Pagliarini, ci sono tanti spunti che ci ha dato Marcotti, però guardate, io lancio un'altra provocazione, ma non è una provocazione, è un dato di fatto, credo che possiamo essere d'accordo tutti. Noi stiamo ragionando giustamente su quello che rischiamo di perdere, no? E sulla dispersione dei provvedimenti che magari sono stati avviati, ma io invito anche a riflettere su quanto tempo abbiamo perso a questo punto anche in passato, perché continuare anche a cambiare governo, cambiare partiti, forse su questo Pagliarini sarà d'accordo con me, visto che porta sempre il modello della Svizzera, dove tutti insomma si accordano e cercano di trovare una soluzione. Abbiamo chiamato in causa, stavo usando un'espressione un po' più colorita, perdonatemi, abbiamo chiamato in causa la legge Fornero e abbiamo detto rischiamo di tornare alla legge precedente, ma vi rendete conto di quante discussioni ci sono state in aula, di quanti provvedimenti sono stati proposti, di quante litigi? Per niente, cioè se torniamo alla legge Fornero tutto quel tempo non lo recuperiamo più e l'Italia dopo si lamenta che arriva tardi su e non riesce a competere con altri paesi, quindi non solo il tempo che perderemmo o che perderemo, ma quello che abbiamo già perso, insomma è un caos. C'è anche il tema del cuneo fiscale che insomma era stringente e che doveva essere affrontato, però anche le pensioni, sono d'accordo Marcotti, è vero. Pagliarini, cosa ne pensi di quanto diceva Marcotti? Fregatura PNRR e poi pensioni e appunto cosa secondo te rischiamo di perdere e che ci farebbe più male? No, ecco, il rischio grosso, veramente grosso, si chiama esercizio provvisorio, perché se non si riesce ad approvare la finanziaria entro la fine dell'anno, scatta automaticamente l'esercizio provvisorio, allora tutto quello che dice Giancarlo non lo puoi fare, perché non puoi più fare niente di nuovo, sia per quanto riguarda pensioni, Fornero, sia per quanto riguarda qualsiasi roba, la pandemia, l'inflazione, cioè se non riusciamo ad approvare entro la fine dell'anno la legge finanziaria, scatta in automatico l'esercizio provvisorio, il che significa che non puoi fare assolutamente niente, hai solo i parametri dell'anno prima, quindi sei bloccato. Quindi quello che voglio dire è che mi è piaciuto molto Mattarella, devo dire, perché lui invece di fare polemiche ha detto signori c'è fretta. Signori c'è fretta perché va approvata la finanziaria, se no c'è l'esercizio provvisorio. E nel primo Consiglio dei Ministri, già non più governo, eccetera, in effetti leggo sui giornali che Draghi ha detto andiamo avanti a lavorare come se non fosse successo niente, noi continuiamo a lavorare e poi quando ci sarà il nuovo governo saremo sostituiti dai nuovi, ma intanto non fermiamoci, andiamo avanti a lavorare. Nel bene o nel male, quello che non dobbiamo fare è fermarci, ecco. Certo. I problemi ce ne sono tantissimi e se tu blocchi tutto con l'esercizio provvisorio sei bloccato, sei proprio come avere la camicia di forza addosso. Quindi ha fatto benissimo Mattarella a dire il problema numero uno è la fretta. Certo. Pagliarini, resto un istante da te, ti sottopongo il terzo titolo, poi dopo vado da Marcotti, sento cosa ne pensa, faccio una domanda a lui e poi so che Marcotti deve, in questi giorni siete tutti presissimi per questa crisi di governo. Questa è la provocazione che in realtà Pagliarini ha lanciato a me quando ci siamo sentiti per coordinare questa trasmissione. Lo so, ride già. Italia come Venezuela e Argentina, o peggio, cioè rischiamo di fare la fine dell'Argentina e del Venezuela o addirittura di più. Pagliarini, a te. Sì, appunto, andiamo per gradi. Prima roba, cercare di non fare peggio. E cercare di non fare peggio vuol dire che uno che ha una casa la vende per comprare il pane da mangiare, ecco. Quindi cerchiamo di non fare peggio, poi cerchiamo di non fare come loro e poi invece cerchiamo di continuare ad andare avanti come siamo andati avanti finora. Però attenzione che siamo andati avanti grazie al fatto che ci hanno prestato i soldi, cioè se non ci prestano dei soldi, che ce li diano gratis o che ce li prestino ai fini di quello che sto per dire è uguale, lo Stato se non gli prestano dei soldi non paga gli stipendi, può pagarli stampando carta moneta, vale a dire usciamo dall'euro, stampiamo eccetera. Allora qui viene la solita raccomandazione a quelli che gli piace il caffè prendetelo alle 9 del mattino perché vi costa solamente 3 milioni di lire, perché se lo prendete alle 3 del pomeriggio vi costa 6 milioni di lire. Cioè cerchiamo un attimino di non fare follie, per favore, e andiamo avanti nel modo più serio possibile. Con Draghi c'era un governo serio,
ce ne sarà un altro che spero veramente continuerà ad essere serio, anzi, diciamoci la verità, sono convinto che sarà serio, perché non c'è lo spazio per fare sciocchezze, e se ci sono delle sciocchezze, però speriamo di non fare peggio di altri. Guarda, lo spazio per fare sciocchezze c'è sempre, purtroppo. E ti parla, vi parla una persona che non è assolutamente negativa, anzi, cioè vede sempre il lato positivo delle cose. Però, insomma, mi sembra che di sciocchezze se ne facciano non solo noi italiani, in generale. Quindi lo spazio per le sciocchezze c'è sempre. Dobbiamo essere noi, insomma, a evitare di entrare in quello spazio lì. Marcotti, cosa ne pensi? E poi ti faccio al volissimo una domanda che ti pone un telespettatore. Allora, cerco di sintetizzare. Pagliarini dice giustamente non bisogna stampare moneta così a casaccio, come suol dirsi, una maniera di dire, diciamo, non da economista, ma che rende l'idea che così, insomma, tutti ci capiscono, no? Allora, è quello che ha fatto l'Unione Europea fino a ieri, quindi, cioè la BCE, scusami, non l'Unione Europea, è quello sì. Che ha fatto la BCE fino a ieri, quindi non è che stia una grande novità. Io sono d'accordo con lui che stampare moneta a casaccio si crea inflazione, anzi sono quello che l'ha sostenuto maggiormente una cosa del genere, e che l'inflazione che abbiamo adesso e che avremo in futuro deriva proprio tutto da quella sovraemissione monetaria che ha fatto la BCE. Il problema è che a questa sovraemissione monetaria non è neanche seguita una crescita economica. Se invece noi usciamo dall'euro, dovremmo per forza stampare moneta, come dice Pagliarini, però perlomeno avremo una crescita economica indotta dalla svalutazione della lira, e quindi dalla maggiore competitività delle nostre aziende, che in parte o speriamo anche totalmente vada a controbilanciare appunto questa emissione monetaria assolutamente necessaria. Questa quindi è la mia ricetta, diciamo, per uscire da questa situazione qua, altrimenti restiamo ingabbiati, non ne usciamo, ecco. Ok, c'è chi scrive. Ma te lo dico, sì. hai ragione, perché svalutazione competitiva, se diventa competitiva va bene, hai ragione. Eh no, certo, assolutamente sì, perché poi è un po' la differenza di cui abbiamo parlato tante volte tra inflazione buona e inflazione cattiva, eccetera, eccetera. Marcotti dice non è seguita la crescita, non ha seguito la crescita, no? A tutto questo processo. C'è chi stanno arrivando un po' di messaggi generali, chi scrive usciamo, penso che intendano dall'euro, poi ancora qualcuno che parla di una famigerata patrimoniale che potrebbe essere all'orizzonte, non ci sarà rinascita del paese se la catarsi non sarà totale. Solo in questa condizione il paese così degradato dovrà e potrà rendere atto della realtà, purtroppo e per fortuna. Parla di svalutazione competitiva come fosse una cosa bella, domanda, lo farebbero con le loro retribuzioni? Vabbè, ma adesso non stiamo parlando, né Marcotti né Pagliarini sono attualmente dei politici, ma poco importa. Insomma, svalutazione come cosa positiva, dicono, bisogna fare una precisazione, credo, Marcotti. Sì, ma sì, la precisazione che io tento di fare sempre, ma che facciamola nuovamente, che non viene mai colta dal pubblico, è: non c'è svalutazione, rivalutazione, c'è valutazione e basta. Cioè, se l'Italia deve avere una moneta che vale ipoteticamente la metà dell'euro, non è che si svaluta, è già così l'Italia, solo che ha firmato un accordo per cui stiamo dentro l'euro e abbiamo una moneta che vale il doppio di quella che dovrebbe valere. Cioè, non è che se l'Italia esce svaluta perché fa un'operazione. Il mercato guarda l'Italia e dice la lira italiana vale la metà dell'euro, perché è così, perché a noi purtroppo, come sa perfettamente Pagliarini, la nostra Italia, quando si fanno questi ragionamenti bisogna sempre cercare di far capire che non c'è nessuna cosa contro il sud Italia, ma insomma, perché l'Italia è fatta a macchia di leopardo, e allora come al solito, se
la Lombardia, il Veneto e qualche altra regione potrebbero stare con l'Europa e quindi con l'euro, ci sono altre regioni d'Italia che assolutamente nell'euro non ci possono stare, e i dati economici sono lì a farli vedere. Marcotti, faccio un'ultima domanda a te, poi saluto con più calma Pagliarini, visto che tu Giancarlo Marcotti devi andare in diretta da un'altra parte. Allora, in generale un amico ti chiede quanto dovrebbe assestarsi il debito pubblico per essere fuori dall'occhio del ciclone. Bisognerebbe considerare tante variabili, immagino. Scusami un secondo, perché quanto dovrebbe non ti preoccupare, quanto dovrebbe assestarsi il debito pubblico italiano per essere fuori dall'occhio del ciclone, visto che si parla tanto sempre di debito pubblico e del fatto che il male primario dell'Italia sia il debito pubblico? No, allora, è che il debito pubblico sia un male è verissimo, purtroppo, cioè le persone che dicono che il debito pubblico non è un debito, eccetera, purtroppo non è vero. Cioè, fosse vero saremmo tutti ricchi, perché ovviamente tutto il mondo farebbe debiti, invece i debiti vanno pagati, no? Certo. Quindi se il debito pubblico continua ad essere di questi livelli qua, è già fuori controllo, cioè non siamo già oltre. Quale sarebbe l'ideale? Quale sarebbe l'ideale debito pubblico? Ma l'ideale del debito pubblico per me è intorno al 30-35% del PIL, quindi noi siamo al 150%, quindi siamo completamente al di fuori del. Va bene. Allora Giancarlo Marcotti, grazie, comincio a salutare te e grazie per essere stato con noi. Noi ci risentiamo naturalmente con il fatto di Marcotti. Torno da Pagliarini, stessa cosa, insomma, ripartiamo anche da qui, però ce ne sono tanti di mali che l'Italia dovrebbe superare, no? Però mi chiedo se questo sia il modo giusto, giusto per arrivare a conclusioni, Giancarlo Pagliarini. Poi se c'è qualcos'altro che vuoi mettere in evidenza, assolutamente lascio la chiusa a te. Sì, beh, no, chiudo dicendo la parola magica, cioè per risolvere i problemi la parola giusta si chiama concorrenza, perché quando c'è concorrenza uno è obbligato a essere più bravo possibile e l'altro per non andare a fondo deve cercare di migliorarsi ancora, è la concorrenza che genera efficienza. Mm-hmm. Ok, guarda, ti leggo ancora qualche... Sì. Purtroppo i signori... No, infatti penso che ci sia qualche problema di connessione. No, volevo leggerti giusto qualche messaggio che va a inserirsi in questo discorso, così salutiamo anche gli amici. Scusa Manuela, posso intervenire un attimo? Ah sì, sei ancora qua, perfetto, io non vedo più nessuno, come mai. È colpa mia perché non ho salutato il pubblico, è vero, io devo andare a... Ah vabbè, certo, io ho fatto velocemente e volevo solo salutare il pubblico, ringraziare te per grazie. E salutare Giancarlo Pagliarini che io vedo sempre, ascolto sempre con estremo piacere. Hai ragione, io pensavo di averti trattenuto troppo e allora sono stata molto frettolosa nei saluti. No, figurati. Grazie ancora di tutto. Ci mancherebbe Giancarlo, grazie a te. Allora, dicevo Pagliarini, appunto, volevo leggerti, dopo ti lascio veramente la parola, qualche messaggio. Allora, il debito pubblico è un male, scrive Cristiano, chiedete al Giappone che però lo usa non per sprechi come da noi. Beh certo, poi bisogna vedere tutte le le combinazioni di causa effetto, attenzione, è ovvio che non è che si prende solo un indicatore, sapete, in economia funziona così, bisogna miscelare tutto, perché poi ci sono delle realtà che hanno un debito pubblico alto ma che poi spendono i soldi diversamente. L'Europa vuole il rapporto PIL debito al 60%, scrive Giovanni, e poi siamo governati dai netti, Rosanna, meglio soffrire per scelta che per imposizione, un altro messaggio, insomma. Mi sembra ci sia comunque un po' di malcontento da questi messaggi, è inutile sottolinearlo. Allora Pagliarini, do a te la parola, stavi dicendo, perdonami. No, figurati, si parlava di debito pubblico, mi ricorderò sempre quando Calderoli ha fatto approvare una legge che faceva risparmiare 150 milioni all'anno e sui titoloni dei giornali, ah che bello, abbiamo approvato una legge, risparmiamo 150 milioni. Piccolo particolare, noi paghiamo circa 200 milioni al giorno di interessi passivi sul debito pubblico, quindi quella legge magnifica, fantastica, equivaleva a 17-18 ore di debito pubblico, ecco, quindi di interessi sul debito pubblico. Quindi è importante come
non avere questo debito, e per non averlo tu devi essere più efficiente in modo da essere più bravi degli altri, e per farlo devi avere concorrenza, ma l'ABC della concorrenza la trovi nella Costituzione svizzera, dove i cantoni sono in concorrenza uno contro l'altro. Qui da me si paga meno tasse, quindi venite qui, investite qui, facciamo delle fabbriche qui, no? Invece in Italia il dramma è che non c'è concorrenza, e Draghi ha fatto bene a citare nel suo discorso di mercoledì, ricordare i tassisti, eccetera. Che non vuol dire essere contro i tassisti, è un problema, lo si risolve. No? Allora, intanto esatto, no, intanto quella che può essere considerata, anzi è sicuramente una buona notizia, visto che parliamo tanto di prezzi alle stelle, di inflazione, di materie prime che insomma costano molto, si è parlato, abbiamo seguito la vicenda del grano bloccato che non poteva arrivare a destinazione, ecco allora che è arrivata l'intesa fra Ucraina e Russia che sbloccherà il trasporto del grano ucraino attraverso i porti del Mar Nero, che al momento appunto erano bloccati dalla marina militare russa. L'accordo verrà sottoscritto dalle delegazioni russa e ucraina nel palazzo sullo stretto del Bosforo e verrà firmato alla presenza del segretario generale delle Nazioni Unite. Vabbè, insomma, questo peraltro, l'intesa è stata annunciata e ha già fatto calare il prezzo del grano. Questo, no? Sono partita proprio dall'aumento dei prezzi e da quello che in qualche modo si sta cercando di portare a casa per evitare effetti ancora più importanti e duraturi di questo conflitto, sperando che finisca il conflitto totalmente. Giancarlo Pagliarini, ringrazio anche te naturalmente per essere stato con noi, a presto, e insomma grazie per l'aiuto, per la comprensione. Ci vediamo, Sevedum, ciao. Grazie, Sevedum, appunto, giusto per usare un dialetto di casa nostra. E allora, grazie anche a voi per averci seguiti, state continuando a scrivere ancora sulle nostre piattaforme social, il paese è già in default, questa è la verità che va detta, il punto dal quale ripartire. Ecco, un amico che chiede, questo video sin dall'inizio potremmo trovarlo sul canale dopo la diretta? Assolutamente sì, tra poco sarà disponibile sia sul nostro canale YouTube, quindi iscrivetevi se non l'avete fatto, così avrete tutte le notifiche del caso, ma sarà a disposizione e anche sul nostro sito lefonti.tv, seguiteci anche da lì, quindi assolutamente potrete rivederlo tutto e potrete continuare a commentarlo, anzi fateci sapere se volete affrontare qualche argomento in particolare, cercheremo di farlo durante le nostre dirette. Vi ringrazio, vi invito a restare su Le Fonti TV e vi auguro un buon proseguimento di giornata.